Ciao a tutti, indovinate cosa c'è qua dentro? Apro insieme a voi. Cosa mai ci sarà in questa scatoletta? Boh. Mi sono accorto che non ho messo il microfono. Chissà se avete sentito oppure no. Comunque, mettiamolo adesso. Allora, stavo dicendo, se non si è sentito, ma se si è sentito lo ridico lo stesso. Oh, oh. Che c'è qua dentro? Vedete un poco? Vedete un pochettino? La confezione, guardate un po', imbottitura qui, fissata alla scatola, eh? Professionalità. Allora, bello pesante questo pacchetto, eh? Allora, adesso metto gli occhiali perché non ci vedo. Oh, adesso sì che si vede bene. Allora, apriamo il pacchetto. Secondo me sarò molto più veloce a costruire il modello che non a spacchettarlo. Ta-da! Allora, già la confezione devo dire che si presenta proprio bene. Una bellissima confezione. Allora, iniziamo ad aprirla. Sto facendo tutto insieme a voi, eh? Prima volta che la sto a prendere, tutto impacchettato. Tiriamo fuori i vari pezzi. Dopo cambierò inquadratura così vedrete per bene quello che c'è dentro, ovviamente. Tiriamo tutto fuori. Ah, che meraviglia! Guarda cosa c'è dentro. No, questa è l'imbottitura. Che meraviglia! Vabbè, adesso cambio l'inquadratura così andiamo direttamente sul modello. Ecco qui tutto quello che andremo a trovare all'interno della scatola, quindi il kit per realizzare una bellissima E636. Non vedo l'ora di iniziare il montaggio. A tal proposito, per quanto concerne la realizzazione dei video tutorial, sono indeciso se fare dei piccoli, chiamiamole pillole, del montaggio, quindi vari piccoli video tutorial da pubblicare giornalmente, in modo tale che chi acquisterà il modello lo monterà poco per volta insieme a me, aspettando appunto l'uscita del video tutorial. Oppure sono sempre ancora indeciso se fare il montaggio completo dall'A alla Z, quindi dall'inizio alla fine, in un unico solo video tutorial. Comunque ci penserò e il prima possibile uscirà appunto il primo video tutorial. Ecco, guardiamole da vicino, io ancora le lascio impacchettate, tutti i vari pezzi componenti. Devo dire che si presenta proprio bene, è di altissima qualità, vedo proprio, cioè tutto fatto per benino.
per benissimo. No, per benino. Dai, non vedo l'ora. Va bene, ritorniamo all'inquadratura di prima per i saluti. Ok, quindi come ho già detto, un bellissimo kit, veramente bello. Le casse sono pesanti, eh. Mi piace, mi ha colpito. Bravo Lorenzo Colli, quindi Locco. Allora, io vi saluto. Se non siete iscritti al mio canale, iscrivetevi e cliccate sulla campanellina in modo da ricevere la notifica quando uscirà appunto il video tutorial. Commentate anche questo video qui se avete domande, richieste particolari per quanto riguarda il montaggio. A tal proposito voglio salutare anche il maestro Carlo Mercuri, che anche lui ha già iniziato a pubblicare dei foto tutorial riguardanti appunto la costruzione di questo bel kit. Niente, io vi saluto e la prossima uscita spero appunto di farla con il video tutorial del montaggio. Ciao!